Oh, hai capito tutta questa carezza, cara, io sono Genius 39. E ci sono anch'io, Stone. Attenzione, PC Cleaner ha rilevato problemi che hanno bisogno della tua attenzione. Bella a tutti donne e uomini nel bosco, siamo qui in un nuovo video di D&D. Per la precisione, il primo dopo la prefazione in cui vi si è spiegato un bel po' di roba. Come vi ho detto già in quel video, le storie partiranno singole, ovvero ogni personaggio ha la sua storia e poi se vogliono li unisco, se no ognuno per la sua strada o a gruppi o che. Si parte con Tellerin Tarkos, che verrà gestito da il Re dei Gelati. Buongiorno. E è un ranger, come si è già detto nell'episodio, nel video precedente, che ha sempre vissuto nella foresta, è un ranger elfo che ha sempre vissuto nella foresta e in questo momento sta camminando in un sentiero e inizia a sentire qualcosa di molto strano. E in pratica si trova davanti questo gruppo di individui abbastanza bassi, comandati da un individuo abbastanza più alto di loro, che diciamo sembrerebbe essere il capo, che, come appunto si è sentito dalla traccia, appena ti vede ti dice tiè. Te ti senti strano dopo che te l'ha detto. E gli dico tiè. Te decidi di dirgli tiè. E lui comincia a controbattere contro di te e tutto il gruppetto di omini bassi e lui più alto inizia a dirti tiè, sempre più velocemente, sempre più forte. E inizia a sentire questo senso di oppressione e di paura causato molto probabilmente da questa parola detta da loro. E non capisci perché. Io continuo a dirgli tiè. Ti senti sempre più oppresso e ti senti quasi schiacciato a terra. Non inizi a avere paura di tutto, inizi a avere paura degli alberi, di loro, inizi a girarti intorno e a non capire cosa sta succedendo. Mi chiudo come fossi una palla e comincio a prendere su me stesso. Loro si fermano perché il capo dice fermi, loro ovviamente si fermano. E si fa dare un bastone da uno degli uomini più bassi e inizia a punzecchiarti. Senso di oppressione, senti alleggerirlo sempre più velocemente fino a che non lo senti sparire. Tiro e senti questo punzecchiarti con un bastone, con un ramo. Tiro fuori la spada lunga. Da rannicchiato. Ma ovviamente mi rialzo e tiro fuori la spada lunga. Okay. Loro si armano tutti. Prendono tutti le loro... Le persone più basse hanno spade corte e balestre leggere, e mentre invece quello più alto si fa passare una mazza da combattimento. Vado su quello alto. E cosa decidi di fare? Gli tiro una spadata in faccia. A parte che probabilmente non ci arrivi per via dell'altezza, comunque. Lui... Questo è più alto di me? Sì. Di un buon 20 centimetri anche. Ora, per comodità vi faccio vedere la scheda di Tellerin, in modo che abbiate chiaro le sue caratteristiche. E lui, non ti faccio neanche fare il tiro, perché è un combattente parecchio più bravo di te, para il colpo con la sua mazza da combattimento, è una mazza ferrata, e... automaticamente tutto il resto degli omuncoli ricomincia a dire tiè, e ti senti di nuovo questo senso di oppressione. Nel frattempo ti sei avvicinato. Ma cioè loro sono avvicinati. E posso scappare? No, perché ti senti schiacciato a terra. Come se la gravità aumentasse, senti un peso addosso. E posso strisciare? E loro cominciano a venirti dietro e strisci via. Fai un metro e mezzo, ti sto spostando anche sulla mappa, e loro cominciano a venirti dietro
E comincia questa volta a punzecchiarti, cominciano tu in due o tre a punzecchiarti con la punta delle loro spade. Ah, con le spade. Sì, a punzecchiarti con la punta. Cosa Ok, gli urlo contro. gli vuoi Cosa gli urlare? vuoi? Un urlo. Un Cioè, non. urlo ah, così a caso? Sì. Si fermano tutti, indietreggiano un po', e cosa fai? Sento di nuovo il senso d'oppressione? No, lo senti parecchio alleviato, sta andando via. Mi alzo velocemente e scappo. Fai un tiro, vediamo se ti riesci. Col. Vediamo la chat. Col D20 ovviamente. Quanto hai fatto? 10. Ora il tiro lo faccio io e vediamo quanto viene. 10. 10. Perfetto. Perfetto. Altissime probabilità di fare tutte e due 10. Te ti rialzi e inizi a corricchiare un po' e loro ti seguono e ti stanno attaccati alle costole. Continuo a scappare, provando a fare uno scatto. Nel senso, continui a scappare per allontanarti, sali su un albero, cosa fai? No, Scappi e basta? vado su un albero. Ok, sali su un albero, fai un tiro. 9. 9. Minchia re, sei messo male, Tiri fortunati. eh? 15. 15. Bene. Bene. Inizi a arrampicarti sopra l'albero e due degli uomini più bassi ti si attaccano ai piedi, uno a un piede e uno all'altro. E I più inizia. bassi. E ti si attaccano ai piedi, mica alla vita. E Vabbè. iniziano a saltellare per tirarti giù. Bene, Io scalcio. fai un tiro. Vediamo come va. 18. Buon tiro, Morti sul colpo. buon tiro. Hai una fortuna sfacciata. Allora, Madonna, ero già. riesci a scalciarli via, ma il tizio più alto si avvicina e ti tira una bastonata sulla schiena. E E gli tiro un'attaccata in faccia. Quanti aspetta però, prima vediamo se oltrepassa la tua classe armatura senza la destrezza, perché tanto lì schivare non puoi schivare. Quindi facciamo il tiro col D20. Ottimo. danni Ok, il colpo non entra perché l'armatura, cioè il colpo non ti fa danno perché l'armatura ti salva parecchio il culo. Senti mi fai? 8, no. semplicemente qualcuno ti colpisce da dietro. Eh beh, io gli tiro una taccata in faccia. Prova a tirare, vai. Ragazzi, per chi se a qualcuno sembra che ci siano troppi lanci di dadi, bravo Alessà, bravo Re dei Gelati. D&D è basato sul lancio dei dadi. Il D20 è qualcosa di, diciamo, basilare. Bene, comunque spostiamovi su una zona aderente agli alberi. Bene, provi a tirargli un calcio. Mi afferro la caviglia. Lo colpisci, però non gli fai nulla. Però perdi la presa con le mani e cadi a terra in ginocchio, alla base dell'albero. E sei circondato da Bello. tutti i nanetti, cioè tutti quegli omuncoli bassi, e questo alto che è dietro di te che ti sovrasta. Mi arrendo. Cosa fai? Cosa dici? Attenzione, TC Cleaner ha rilevato problemi che hanno bisogno della tua attenzione. Clicca Correggi ciò per risolvere questi problemi. E No, vabbè, gli dico che mi arrendo. loro si zittiscono tutti, stavano parlottando, e quello più alto dice: allora, se non vuoi essere andato dove le due parole sacre che noi custodiamo ti mandino, devi esaudire il nostro desiderio. Dov'è che queste due parole sacre mi vogliono mandare? Le parole sacre non vanno mai pronunciate invano e In dicono vano. esplicitamente dove ti manderanno. Quindi dire dove ti manderanno è dire le due parole sacre. Quindi non possiamo a meno che non vogliamo. Quindi stai dicendo che non vuoi? Per ora, se tu non accetterai di esaudire il nostro desiderio, applicheremo la forza e la potenza di queste due parole magiche e sacre. Sì, va bene. Il mio desiderio fa che sia esaudibile. Devi portarci della lava. Ho chiesto che sia esaudibile. Come te la porto io della lava? Lui, come se se ne sbattesse altamente il cazzo, fa un cenno a tutti gli omini e
cominciano tutti a dirti tiè velocemente e ad alta voce, e te cominci di nuovo a sentire questo senso di oppressione. Dove sta questa lava? Devi cercarla, è a nord della città, che è qua lungo il sentiero. Quindi accetterai Quindi. di esaudire il nostro desiderio? Sì, potete sapere perché a cosa vi serve della lava? Ci serve per dei sacrifici divini. Ma guarda che uccidere persone non è così tanto buono, eh. Quindi, Esaudisco il vostro desiderio. e ti dice: ok, da questo momento in poi Sì. tu sarai vincolato a noi tramite un incantesimo. Ok. E se penserai di scappare lontano in modo da non esaudire il nostro desiderio, una maledizione si abbatterà su di te. E ti senti qualcosa di magico entrarti addosso e spargersi per il petto e per le gambe. Come se fossi messo Maledizione. come se fossi immerso nell'acqua fino al petto e basta. Vabbè, potete sapere una cosa? Chieda pure. Secondo voi, come faccio a prendere della lava? A noi non interessa come. A noi basta che tu ce la porti, Però altrimenti si me. abbatterà la maledizione. Ma però a me sì che interessa come. Non è un nostro problema. Siamo proprio degli infami, però. Andiamo a nord. Quindi, allora, piccola parentesi, per come vedete l'immagine te e quelli che la vedranno su YouTube e per come la vedo io, il nord non è all'insù, il nord è a sinistra, in pratica ruoti di 90 gradi la stella dei venti. Quindi il nord è a sinistra, il sud è a destra, l'est è in giù e l'ovest è in su. Sì. Ah, ho un'altra domanda per costei. Ma ci rincontriamo di nuovo qua? Sì, Quando ci siamo? sempre nello stesso punto. Noi siamo i guardiani di questo sentiero e chi non esaudisce un nostro desiderio non può passare. Però chi troppo vuole non la stringe, lo sapeva.